Nello spazio è fondamentale portare attività di business che siano durevoli nel tempo, quindi sostenibili. Ecco, D-Orbit fa proprio questo, evitare che la concentrazione di oggetti nello spazio aumenti. Come lo facciamo? Assicurandoci che tutto quello che viene lanciato nello spazio possa essere rimosso quando non serve più. Per risolvere il problema dei detriti spaziali, D-Orbit ha sviluppato e sta commercializzando un prodotto che si chiama D-Orbit Decommissioning Device D3. Questo prodotto permette ai satelliti, nel momento in cui raggiungono fine vita, di essere decommissionati. Per i satelliti che orbitano in orbite più basse, questo prodotto permette, nel momento in cui questi raggiungono fine vita, che individuata una footprint a terra, sappiamo precisamente dove il satellite andrà a cadere. Per quanto riguarda invece i satelliti che operano in orbite più alte, il nostro prodotto permette di liberare lo slot satellitare nel momento in cui il satellite non funziona più e di essere quindi portato ad un'orbita cimitero che sta a 300 km più sopra, non commercialmente o militarmente utile. Lo spazio oggi è percepito come la nostra prossima risorsa. È una risorsa commerciale, ma anche una risorsa di espansione. Con i nostri prodotti e servizi, noi ci proponiamo di fornire un accesso sicuro e pulito allo spazio per le nuove generazioni. Introduciamo il concetto di sostenibilità che fino ad oggi è conosciuto negli ambienti terra, aria, acqua, in una quarta dimensione che è lo spazio. Le benefit corporations sono quelle aziende che fanno profitto, ma per statuto hanno anche un impatto sociale e ambientale. Sono state riconosciute dallo Stato italiano nella legge di stabilità 2016. E D-Orbit è la prima azienda spaziale al mondo riconosciuta benefit corporation, una tra le prime in Italia in tutti i campi. In D-Orbit siamo molto orgogliosi di aver creato un ambiente di lavoro molto rilassato ma molto concentrato. Noi lavoriamo in modo molto flessibile sia in termini di orari sia in termini di giorni di lavoro. Si cerca sempre di venire incontro alle esigenze di ciascuno. Il secondo passo sarà andare a ripulire quello che già c'è, in modo tale da rendere lo spazio libero. Il terzo passo sarà poi riutilizzare tutta questa materia prima che abbiamo disponibile in questo nuovo ambiente, riciclarla e produrre magari nuovi satelliti, nuove infrastrutture direttamente nello spazio.